Covid-19 in prima linea, l'ultimo libro del fotoreporter Marco Lussoso, una iniziativa nata dall'esigenza di mostrare in tempo di pandemia attraverso scatti il lavoro duro degli operatori sanitari, ma anche le storie dei degenti. La presentazione del volume in Piazza Salotto a Pescara da parte dell'autore con, tra gli altri, l'assessore Maria Rita Paoni Saccone. Com'è nata questa opera? È nata durante il lockdown, quindi io come tutti quanti ero appena tornato a Pescara da Milano da qualche giorno, mi trovavo chiuso qui in casa e guardavo televisione, quindi non 24 ore ma 18 ore al giorno guardavo tutti i telegiornali, tutti i reportage, prima dall'Italia e poi dal mondo. E quindi ha iniziato a prendere in me l'idea di fare qualche cosa, essendo un nato fotoreporter dall'86 con il quotidiano qui a Pescara il Centro, anche se poi la vita mi ha portato in giro per l'Italia e per il mondo. E ho pensato: che cosa posso fare? Io sono un fotografo, quindi l'unico mezzo che posso utilizzare è la macchina fotografica. E ho iniziato a balenarsi dentro di me l'idea di fare questo libro sul Covid all'ospedale qui di Pescara. È stata dura, ma devo dire è stata dura più che altro per avere gli accrediti per entrare all'interno, quindi devo fare mail, telefonate, WhatsApp, perché all'inizio mi dicevano: Lussoso, è troppo pericoloso. Io facevo capire che in quel momento io dovevo entrare, perché altrimenti se fosse passato non mi interessava più come fotoreporter. Quindi ho mandato il mio curriculum, le teste, quindi ho fatto presente che ero già stato in Bosnia nel 95, quindi che sapevo muovermi. Per fortuna, dopo una decina di giorni mi hanno dato il permesso e poi per diversi giorni sono andato all'interno dell'ospedale dedicato al Covid, il reparto di rianimazione qui di Pescara. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Mi ha lasciato tanto e non pensavo, non immaginavo. Mi ha lasciato tantissimo perché qui stavo facendo un reportage a 1 chilometro da casa mia. Quindi era la mia gente, la mia terra, la mia città. La sera devo dire che mi ha destabilizzato abbastanza, ecco. È una testimonianza veramente proprio tanto toccante. Io ho visto ho letto il libro, ho letto la testimonianza della signora Stefania che ha voluto dare prova di quello che ha patito. Ho visto una a una tutte le fotografie, sono delle fotografie molto toccanti in minima parte ci fanno capire quello che è stata la situazione in quel periodo in cui eravamo tutti chiusi dentro casa. E quindi mi voglio congratulare con Marco Lussoso e anche con Faiza Osier, la sua amica infermiera di Vercelli, che ci hanno dato una testimonianza visiva di una minima parte di quello che c'è potuto stare in quel periodo duro per tutti quanti noi.